E qui di fronte a me l'autore di questi meravigliosi quadri, Franco Barbalace. Da molto tempo che non ci incontriamo. 3 anni fa. Noi ci siamo incontrati 3 anni fa su quella mostra monotematica dei Plenilunio. Cosa è cambiato È da cambiato allora? che dopo aver lavorato tanto tempo su questa atmosfera lunare sentivo il bisogno di un respiro diverso. E quindi per prima cosa sono di fuori le marine che poi riproducono fedelmente più o meno le sensazioni, quelle del mio paese, insomma, sono nato sul mare e quindi ho avuto bisogno proprio di sentirmi a mio agio in questo mio liquido che mi ha visto nascere e crescere. E poi piano piano invece c'è stata una nuova orchestrazione del colore, come vedi c'è una nuova impaginazione dove i rossi si mischiano con i verdi e soprattutto lo spazio è ottenuto attraverso piani digradanti di colori. E questa successione di spazialità crea appunto la profondità del quadro. Le marine, che ti dicevo, riproducono fedelmente più o meno il paesaggio di Nicota Marina, con qualche libertà, mentre i paesaggi, ti dicevo, che c'è una nuova orchestrazione del colore. Per chi non avesse visto il primo video, chiarisci dove sei nato e quindi per comprendere la tua Io sono atmosfera. nato a Nicotera, Nicotera, un paesino della Calabria, sul Mar Tirreno, e c'è questa bellezza del colore, siccome Nicotera sorge su un'altura di 250 metri sul mare, c'è questa grande spazialità, sembra un balcone appunto sul mare, e nelle mie opere si vede questo concetto proprio del respiro della natura, della profondità, soprattutto di questa immensità del cielo. E quindi Ed il colore è un colore di tipo mediterraneo. Mediterraneo. Sono meravigliosi effettivamente e almeno guardandoli si ha l'idea che l'inquinamento non esista. Queste terre, dal punto di vista ambientale, sono come rappresentate in questi quadri O come oppure... vorremmo che fossero Ecco, quindi è una rappresentate. visione idealistica questa. E la speranza che la natura veramente che possa essere rispettata. Ma turisticamente come sono allo stato attuale? Beh, alcune cose sono state completamente rovinate. Nicotera per fortuna si mantiene ancora abbastanza integrale, soprattutto la parte storica, che non è stata toccata perché non era possibile toccarla, ma dove hanno potuto hanno menato proprio seriamente.